passione, arte e poesia sono i cibi dell'anima. Il tema interpretato da 4.000 studenti oggi al Conservatorio di Milano, proclamati vincitori del premio letterario Galdus. Telegiornale Rai della Lombardia, seconda edizione, a tutti buonasera. A Milano la nona edizione del premio Galdus, studenti da tutta Italia si sono cimentati in lavori di prosa, arte e poesia. Passioni, speranze, amori. 4.000 elaborati in finale sul tema il cibo dell'anima. 5.000 scuole in tutta Italia. 100 classi solo a Milano, protagoniste dei laboratori e degli incontri con gli autori. È la nona edizione del premio letterario Galdus. Al Conservatorio di Milano oltre 1.400 studenti tra medie e superiori per la proclamazione dei vincitori. Tutti bravissimi che si sono cimentati con opere di poesia, prosa e arte. L'anima può essere sempre nutrita e non può essere mai piena. Non avevo mai scritto poesie neanche per me e quindi questa è stata proprio la prima volta. Significa potermi esprimere, poter guardare con chiarezza ciò che provo e ciò che sento. Secondo me il cibo dell'anima era un modo per esprimere se stessi e di parlare nel personale in un modo poetico. La prima volta che scrivi una poesia? Sì. Giuria di qualità presieduta dal poeta Franco Loi. Affrontare i ragazzi per capire cosa desiderano fare nella vita. E questo è fondamentale. In realtà non mi viene in mente proprio il cibo. Cioè mi vengono in mente più i valori della vita più che il cibo. Cioè tipo l'amicizia, la famiglia, la libertà e tutto quanto. Idee chiare, energie positive, il modo migliore per diventare grandi con un po' di sana competizione. L'importante è partecipare, non più. No, sì, però vabbè, meglio vincere. Prossima edizione a 12:00, grazie e buona serata.